Mi presento, mi chiamo Daniele Marcocci, lavoro nell'area tecnica di Bartek, attualmente mi occupo di servizi professionali alle aziende. Da circa 2 anni lavoro su piattaforme cloud e nell'ultimo periodo ho approfondito molto la tematica del database as a service basandosi su piattaforme cloud, in particolar modo su Oracle OpenStack, che appunto è la tematica della giornata. Innanzitutto passiamo a capire com'è formata l'architettura di OpenStack. Qui alle mie spalle abbiamo rappresentato una classica infrastruttura di produzione dove tutti i nodi hanno dei ruoli ben definiti e separati tra di loro. Come potete vedere abbiamo rappresentato il controller node, il compute node, il storage node e il network node. Abbiamo rappresentato anche 3 reti con colori differenti, una la verde che è la rete appunto dell'azienda, che d'ora in poi possiamo definire come rete pubblica. Abbiamo la rete nera, questa qui che è condivisa tra tutti i nodi dell'architettura ed è quella lì che serve appunto per l'erogazione dei servizi interni e per il dialogo tra le macchine interne, e la rete rossa che è quella lì dedicata alle virtual machine. Analizziamo più nel dettaglio che cosa ogni macchina, che ruolo ricopre. Partiamo dai controller node. I controller node sono il cervello di OpenStack, ovvero quei nodi che espongono i servizi di API, dove appunto possiamo raggiungere i vari servizi di OpenStack anche non passando direttamente dalla dashboard. Espongono la dashboard dove sia gli amministratori che gli utenti possono gestire le proprie risorse. Erogano i servizi di identity, molto importanti per il dialogo e la comunicazione tra i vari componenti, e soprattutto hanno il database di backend dove tutte le componenti di OpenStack vanno a scrivere i propri dati. Come potete vedere sono connessi sia alla rete nera che alla rete verde. Alla rete verde perché? Per la raggiungibilità sia dalla rete aziendale che magari da internet direttamente, se esposti su rete pubblica. Passiamo ai compute node. I compute node sono il cuore di OpenStack, ovvero quei nodi che hanno la capacità computazionale, proprio i pezzi di ferro, dove le nostre virtual machine andranno a finire. Questi nodi sono il cuore e a bordo hanno il virtual switch di layer 2 per l'intercomunicazione tra le virtual machine che erogano. Come potete vedere noi abbiamo rappresentato ogni macchina con 2 schede di rete in bonding, questo per o un'alta affidabilità del servizio o per massimizzare il throughput che essi possono erogare. I compute node possono erogare direttamente la capacità computazionale oppure possono essere utilizzati come front-end, come appunto vi diceva Michelangelo, per pilotare gli SXI, ad esempio VMware o gli AVB di Microsoft. Gli storage node come compute node possono essere utilizzati come front-end per i più comuni storage array che tutti conosciamo, magari Fujitsu, IBM, eccetera, eccetera, a patto che il vendor abbia rilasciato il plugin, come per la componente di rete di cui vi ha fatto l'esempio Michelangelo, relativo ai Cisco Nexus. Gli storage node appunto sono quei nodi che ci permettono di andare a memorizzare i nostri dati all'interno di uno spazio ben definito che possa preservare questi dati per un'accessibilità futura. Dopodiché passiamo ai network node. I network node svolgono un ruolo importantissimo all'interno dell'infrastruttura perché permettono alle virtual machine di essere raggiungibili dalla rete pubblica, quindi o da internet o dalla rete dell'azienda stessa. Questi nodi, come potete vedere, sono connessi a tutte e 3 le reti, sia alla rete delle virtual machine, sia alla rete nera, che è la rete appunto per l'erogazione interna dei servizi di OpenStack, che alla rete verde. Andiamo avanti con alcuni approfondimenti. Parliamo della gestione della multi-tenancy. Magari alcuni di voi già la conoscono, per altri magari è un argomento un po' ostico. OpenStack ci dà la possibilità di suddividere e ripartire l'intera installazione per avere delle risorse pilotabili in modo isolato tra le altre. Ad esempio potremmo, come nel caso che vi ha portato Michelangelo di PayPal, vi immaginate di gestire 4.000 e più server direttamente tutti da un'unica interfaccia? No, anche perché vista le capacità di OpenStack e di elasticità delle macchine, quindi di espandersi a fisarmonica o di ridursi,
noi andiamo a creare un subset di queste risorse per essere gestito dai vari progetti che erogheremo all'interno della piattaforma. Per questi project noi possiamo andare a definire appunto un numero di istanze massimo che possono essere lanciate, la quantità di core e RAM che possono essere sempre allocate, il numero di oggetti e lo spazio totale che possono andare a scrivere sul disco e così via. Passiamo allo storage, un argomento molto delicato. Come vi diceva Michelangelo, lo storage di default per OpenStack è quello di tipo effimero. Lo storage di tipo effimero nasce con l'istanza e muore quando essa viene terminata. Ciò significa che quando l'istanza viene terminata noi perderemo tutti i dati. Generalmente questo storage è utilizzato proprio per il sistema operativo, perché faremo più difficoltà a mantenere quei dati che andare a rilasciare nuove istanze. Voi mi chiederete, quindi se ho la necessità di ospitare un database, che cosa faccio? Ogni volta che l'istanza viene terminata perdo tutti i dati? No, abbiamo il secondo caso, ovvero il block storage. Il block storage può essere visto come la classica LUN che noi andiamo a tagliare dallo storage area network o un volume NFS che magari viene esportato. Il caso di utilizzo è più o meno nell'ordine del terabyte e serve proprio per avere una memorizzazione persistente dei dati. Quando l'istanza verrà terminata, noi il volume che abbiamo agganciato alla virtual machine e che contiene i dati possiamo allocarlo su un'altra virtual machine affinché i nostri dati possano essere comunque riutilizzabili. Il block storage è offerto dalla componente Cinder. La terza tipologia di storage è l'object storage. L'object storage nasce per immagazzinare una quantità notevole di file. Infatti il caso d'uso è appunto decine di terabyte. Per l'object storage noi possiamo ad esempio utilizzarlo per un servizio come potrebbe essere quello, la memorizzazione delle bollette, per esempio dell'operatore energetico, proprio perché abbiamo la possibilità di immagazzinare una quantità enorme di file e l'accesso a questi file non avviene come per gli altri due, ovvero direttamente come un file system dalla virtual machine, ma noi accediamo ai dati tramite API REST, quindi le nostre applicazioni possono accedere e salvare, quindi salvare o cancellare o recuperare i file che vengono memorizzati dentro l'object storage. Persiste finché non viene cancellato dall'utente, come per il block storage, mentre ribadisco per l'ennesima volta, lo storage effimero viene cancellato, quindi perdiamo i dati quando la virtual machine viene terminata. Mi raccomando, fate molta attenzione quando andate a deployare le virtual machine, perché lo storage di default è proprio quello effimero. Veniamo a un altro argomento molto bello, insomma, ovvero la suddivisione logica del cloud. OpenStack ci permette proprio di creare delle installazioni distinte di compute node, quindi la capacità computazionale, ed esse vengono definite region. Ad esempio, come region noi potremmo avere la region Italia, quindi con il data center in Italia, e la region Germania. Se noi abbiamo necessità di immagazzinare dei dati sanitari, la legge italiana prevede che tali dati risiedano sul suolo italiano, quindi noi andremo a mettere questi dati all'interno della regione Italia. È semplicemente una suddivisione isolata delle risorse. Sono installazioni distinte di compute node e le region condividono solo alcuni elementi, magari non si legge molto bene, ma condividono i servizi di identity e la dashboard dove noi andiamo a pilotare queste risorse. Dopodiché possiamo scendere ancora più a basso livello e possiamo creare le availability zone. Le availability zone sono un subset di compute node che noi andiamo a definire, magari per un'esigenza di licensing. Questo perché? Perché se noi abbiamo all'interno della region Italia, ad esempio, 1000 macchine fisiche che erogano le virtual machine e la nostra applicazione richiede una determinata licenza, noi andremo a installare questa licenza magari su 3, 30, 50 macchine fisiche e non su tutte le 1000 macchine fisiche. Proprio per questo noi andremo a creare la availability zone che contiene
tutte le macchine che hanno installato la licenza del nostro applicativo. Gli host aggregate li possiamo immaginare come se fossero un'etichetta, ovvero possiamo creare l'host aggregate di tutte le macchine che hanno dischi SSD, oppure tutte le macchine che hanno le schede di rete a 10 gigabit. Andiamo all'argomento della giornata, ovvero il database as a service. Negli ultimi anni si sente molto proliferare di questa parola as a service, ma che cosa si intende per as a service? Tipicamente è un servizio erogato da un'infrastruttura cloud che soddisfa uno o più requisiti. Per il momento io ne ho individuati tre e a parer mio sono i punti cardine proprio che deve avere un servizio per essere considerato as a service, ovvero l'attivazione on demand. Che cosa si intende per attivazione on demand? Significa che se noi abbiamo necessità di avere un servizio per evitare proprio di passare sulle classiche procedure burocratiche, ovvero magari la compilazione di un modulo che da questo modulo verrà vagliato da qualcuno, dopodiché verranno installate le macchine, dopodiché verrà installato il servizio. Quindi prima che noi potremo utilizzare questo servizio passerà diverso tempo, nell'ordine di giorni, come potrebbero essere diversi mesi a seconda delle nostre procedure e del carico di lavoro dei nostri team. Il secondo punto è l'elasticità, ovvero la capacità di estendersi e ridursi proprio on demand, senza andare magari a spegnere i sistemi fisici che erogano quel servizio. Noi abbiamo il nostro bel servizio, definiamo che di rilasciare altre 10 istanze che erogano quel determinato servizio, è quello lì che, come vi ha detto Michelangelo appunto, prendendo il caso di Amazon, abbiamo la possibilità di estendere proprio il nostro servizio a fisarmonica e avere più capacità computazionale o meno capacità a seconda del carico di lavoro che noi prevediamo per la nostra applicazione. Il terzo punto è il pay per use. Diciamo che in Italia questo concetto non ha preso molto piede, mentre negli States sì, ovvero pagare per quello che noi utilizziamo il servizio. Adesso vi farò un esempio, diciamo, per capire un po' meglio questi tre punti come possono essere rappresentati. Penso che tutti voi conoscete il servizio di car sharing Enjoy. Praticamente Enjoy ci permette, noi vediamo una macchina, prendiamo il nostro smartphone, sblocchiamo quella macchina, ci entriamo dentro e già abbiamo rispettato il primo punto, ovvero l'attivazione on demand, senza che andiamo magari da un noleggio auto e dobbiamo prendere la macchina per tutta la giornata. Il secondo punto è l'elasticità. Proprio Enjoy ci permette di entrare nelle ZTL e di parcheggiare sulle strisce blu senza preoccuparci di nulla. Questo è un altro punto. Il pay per use, proprio perché prendiamo la macchina, quando abbiamo terminato di utilizzarla la posiamo, può essere definito pay per use. Noi non la paghiamo per l'intera giornata, ma se la utilizziamo per 10 minuti o 10 km paghiamo solo ed esclusivamente per quello che l'abbiamo utilizzata. Quindi, detto questo, definiamo un database as a service. Un database as a service è un database engine erogato da un cloud service provider e di cui non ci dobbiamo occupare diciamo della manutenzione del sistema operativo che eroga quel determinato database e neanche della gestione del database stesso, perché magari il database ha ritornando al discorso dello storage, un block storage allocato, quindi se il nostro database smette di funzionare terminiamo quell'istanza, creiamo un'altra istanza e ci agganciamo quel volume che contiene proprio i dati. Dopodiché, chi rimane fuori? Rimane fuori la classica macchina che noi compriamo, ci viene rilasciato un sistema operativo con un database engine installato sopra. Qui noi abbiamo l'onere della gestione del sistema operativo e della gestione del database stesso. Se il database smette di funzionare, è quello lì che ci dobbiamo occupare di andare a fare il troubleshooting lato sistema operativo per capire che cosa non funziona. E tutto questo si tramuta in una perdita di tempo. Quindi, per dare un'ultima definizione del database as a service, diciamo che è un servizio che non richiede un primo intervento manuale di configurazione e di manutenzione.
Quindi rimane fuori appunto proprio le classiche installazioni monolitiche, perché proprio cioè, richiedono l'installazione e la configurazione. Quale opzione abbiamo a disposizione per realizzare un database as a service? Uno è un progetto custom che si avvalga o meno dell'utilizzo di OpenStack. Questo qui è un requisito insomma che dobbiamo definire con il cliente. Due, possiamo utilizzare il modulo OpenStack Trove. Michelangelo prima ha già fatto la domanda, non mi sembra che nessuno conosce già Trove. Conosceva in due, mi pare. Sì, appunto. Uno, tre, quindi. Sì, quindi niente di che. Trove è una componente di OpenStack opzionale, che rientra appunto nei servizi opzionali, che nasce proprio per erogare database as a service, ma è molto fiscale. Più avanti faremo un breve approfondimento. Oggi noi vi racconteremo un'altra bella storia, ovvero l'application package Murano in particolare. Non so se ricordate, già l'aveva menzionato Michelangelo nelle slide prima. Andiamo ad analizzare queste tre opzioni un pochino più nel dettaglio. Quasi 2 anni prima dell'uscita della prima release di Trove, noi abbiamo progettato per un importante service provider italiano una soluzione di database as a service completamente custom. Qui possiamo vedere proprio uno schema di come noi abbiamo progettato questa piattaforma. Risalta subito all'occhio database host. Database host in realtà sono delle classiche virtual machine che, dove vanno a finire i database dei clienti. Qui abbiamo diciamo, molte componenti in comune che possiamo rivedere in ciò che è OpenStack, ovvero un platform orchestrator che potrebbe essere catalogato come il modulo HIT, il portale, il customer portal e l'admin portal, che appunto ci viene offerto dalla componente Horizon, un data warehouse report e un billing. Questo qui appunto ci viene fornito dalla componente Zilometer. Se ricordate, Michelangelo vi ha spiegato il funzionamento di Zilometer, ovvero è quel componente che ci permette di monitorare lo stato della nostra applicazione e possiamo anche mettere in moto determinati meccanismi in modo che se la componente si accorge che la nostra applicazione è in sofferenza va a rilasciare delle nuove istanze. Il tutto avviene, tutti i dialoghi che vedete qui avvengono quasi tutti tramite API REST, quindi il Platform Orchestrator dialoga con i database host tramite delle API REST sviluppate proprio da noi e non so se riuscite a vedere, qui c'è un ingranaggio. A bordo del database host c'è un agent di management che accoglie il provisioning effettuato dall'utente tramite i vari portali. Vediamo un po' più nel dettaglio come funziona. Il database host è una virtual machine con a bordo una distribuzione Linux supportata. Sopra c'era installato Docker Engine. Alcuni di voi conoscono Docker? Io ho riscosso un pochino più di successo rispetto a Trove. Docker, magari più avanti faremo una breve panoramica su Docker, ci permette di creare dei container con delle risorse isolate per ogni servizio che noi andremo ad ospitare. In questo caso noi, come potete vedere, abbiamo la distribuzione con il sistema operativo Linux, dove c'è installato il Docker Engine, poi c'è l'agente di management e poi ci sono delle istanze. Ogni istanza rappresenta un database di un cliente. Qui abbiamo la separazione delle risorse e la segregazione, in modo che se un cliente va a lanciare una query molto pesante sulla sua istanza, essa non va a impattare sull'erogazione degli altri database, cosa che nell'esempio del database shared, ovvero un database condiviso da più utenti, questo poteva capitare, perché se io lanciavo una query che andava a impallare il database, magari bloccavo 10, 15, 20, 100 utenti ed è quello lì. Passiamo a un rapido confronto tra Trove e Murano. Trove, come vi ho detto, nasce proprio per erogare database as a service, ma quali sono i pro e i contro che Trove ci porta? Trove lo possiamo vedere come se fosse un arbitro sartoriale, ovvero ci va su misura, tutto bello, tutto figo, però se poco a poco ingrassiamo è quello lì che non ci sta più bene. Questo perché? Perché ad esempio nella sua ultima versione 5.0, che io sappia magari è una mia limitazione, però è bindato alla versione 5.6 di MySQL. Eccolo lì che se noi abbiamo la necessità di utilizzare una determinata versione maggiore,
abbiamo la necessità di utilizzare il componente Trove certificato per quella versione che magari ad oggi neanche esiste. Murano, come potete vedere, è alla versione 2 anziché alla 5 come Trove. Diciamo che Trove è molto più maturo, Murano è un pochino meno maturo, però ci viene in aiuto proprio perché con Murano noi essendo un application package catalog, noi andiamo a creare quelli che sono i nostri package e esiste anche un repository ufficiale dove possiamo trovare delle applicazioni già fatte. In questo caso noi abbiamo utilizzato Murano proprio per erogare i database as a service, perché ci dà una flessibilità molto ampia che ci permette di creare il nostro package con la nostra applicazione. In questo caso appunto noi l'abbiamo utilizzato per MySQL. Vediamo un po' come funziona Murano. Murano gestisce il deployment dei nostri application package tramite un workflow ben definito e si avvale sempre delle componenti core di OpenStack. Andiamo a vedere nel dettaglio un tipico workflow. Un utente va sul portale di OpenStack e definisce che cosa deve andare a creare. Quindi dà le istruzioni a Murano, va a selezionare una determinata applicazione e parte un workflow. Questo workflow manda una richiesta HTTP alle Murano API. Le Murano API valideranno questa richiesta e la passeranno al Murano Engine. Il Murano Engine spacchetterà questa richiesta e preparerà un template HIT. Non so se vi ricordate, Michelangelo vi ha già spiegato che HIT è la componente che si occupa dell'orchestration all'interno di OpenStack, quindi a sua volta fa uso delle componenti core. In questo caso, andando a creare un template HIT, HIT prende questo template e tramite servizi core di OpenStack, quali Nova per la parte compute, Neutron per la parte network, va a compiere tutta quella serie di azioni che ci permetteranno di avere il nostro environment con le network, con le virtual machine, eccetera, eccetera, che a noi ci interessa. Vediamo un po'. Quando HIT finisce il deployment delle stanze, tirerà su questa virtual machine che a bordo ha i Murano Agent. I Murano Agent andranno in comunicazione con il Murano Engine e verrà completata quella che è la configurazione da noi richiesta. Per ogni fase che noi abbiamo visto all'interno di queste slide, Murano ci manderà un feedback sulla piattaforma, quindi possiamo vedere la fase di deployment in che stato è. Vediamo come funziona un application package per Murano. Un application package è un file di pochi kilobyte, un file zip, dove all'interno contiene degli oggetti o degli script che possono permetterci di istanziare il nostro ambiente applicativo. Attenzione, perché il package non contiene l'applicazione stessa. Vedremo più nel dettaglio più avanti. Vediamo come è composto il package. Il package innanzitutto è composto da il file manifest.yaml, che lo potremmo vedere solo con un descrittore, ovvero contiene il nome del package, il creatore del package, la descrizione del package stesso, ovvero tutto ciò che noi vediamo dall'interfaccia applicativa, quindi la dashboard Horizon. Il logo parla da sé, eccolo lì. La seconda parte importante è l'UI.yaml. L'UI.yaml è il file che ci permette di creare il form HTML web dove noi andremo a inserire i dati che verranno processati dal package class. Dentro il package class praticamente risiede tutta la logica applicativa che ci permette di deployare la nostra applicazione nei vari step che vi ho illustrato precedentemente. Noi abbiamo aggiunto Docker alla ricetta, perché volendo si può utilizzare delle istanze Nova, normali, quindi una virtual machine che contiene il servizio, oppure ci possiamo avvalere dell'utilizzo di Docker. Vediamo un po'. Questo qui è la classica applicazione che gira sulle infrastrutture che tutti noi conosciamo e con cui siamo abituati a lavorare. L'infrastruttura qui potrebbe essere Oracle VM, potrebbe essere OVIRT, potrebbe essere REV, potrebbe essere VMware. Sopra c'è il sistema operativo, dopodiché l'hypervisor. Sull'hypervisor viene creata una virtual machine con il suo sistema operativo, le sue librerie e l'applicazione che risiede su quella virtual machine.
Quindi, passiamo ai pro e ai contro. Il pro in questo caso è l'elevato livello di personalizzazione che noi possiamo andare a creare e l'isolamento delle risorse. Il contro è che ogni volta che noi dobbiamo andare ad istanziare la nostra applicazione abbiamo necessità di istanziare un sistema operativo con tutto l'onere che ne comporta. Facciamo un breve esempio. Se la nostra applicazione richiede 512 MB di RAM per funzionare correttamente, noi qui abbiamo la necessità di creare una virtual machine che abbia almeno un giga e mezzo, a seconda del sistema operativo, di quantitativo di RAM. Questo perché? Perché comunque noi andiamo a creare un sistema operativo da zero, deve reinstallare il kernel con tutti i device driver eccetera eccetera e ha l'overhead computazionale che quel sistema operativo necessita per erogare appunto i nostri servizi. Quindi se la nostra applicazione richiede 512 MB di RAM e il sistema operativo con tutte le altre cose che ci girano sopra richiede un giga di RAM, per tre applicazioni noi avremo un gigabyte e mezzo di RAM per tre, quindi 4,5 GB di RAM utilizzati per erogare le nostre tre applicazioni. Utilizzando Docker la sostanza cambia. Abbiamo sempre l'infrastruttura, abbiamo il sistema operativo e abbiamo il Docker Engine, dove sopra c'è la nostra applicazione. Il Docker Engine diciamo che si occupa di creare dei container dove un container non è nient'altro che un isolamento di un processo che gira all'interno del sistema operativo che non può sconfinare da lì. In questo caso noi abbiamo dei pro, ovvero l'overhead ridotto, perché la nostra applicazione viene erogata da un container e non abbiamo necessità di andare a creare un sistema operativo e di mantenere quel sistema operativo da zero ogni volta. E soprattutto ha un elevato grado di portabilità, perché la nostra immagine Docker noi possiamo salvarla su repository pubblici o quelli interni e andarla a distanziare su altre macchine. Il contro è che c'è una condivisione del kernel del sistema operativo dove è installato il Docker Engine e non c'è nessun meccanismo nativo di HA. Dovremmo ricorrere a soluzioni di terze parti, quali ad esempio Kubernetes. Noi in questo caso abbiamo come infrastruttura OpenStack, un sistema operativo, sempre una distribuzione Linux, poi il Docker Engine e avremo i nostri database erogati su container separati tra di loro, logicamente. Ci sono delle domande? Sembra di no. Cioè, anche la parte di storage è separata? Beh, la parte di storage comunque potrebbe essere sempre un software defined storage come ho specificato prima nella parte architetturale, oppure potrebbe essere sempre gli storage node che vanno a ad occupare lo spazio su uno storage array e questo spazio viene presentato al sistema operativo dove è installato il Docker Engine. Quindi noi andremo ad allocare, per esempio, nell'installazione di Docker, lo metteremo dentro /var/lib/docker, quel file system magari è una lune esportata dagli storage array. Quindi quali sono le risorse condivise tra i container? Le risorse condivise tra i container, diciamo che tu crei un'istanza con un sistema operativo, 10 GB di RAM e 10 di spazio CPU. I container avranno l'utilizzo di 1 GB di RAM e una CPU per container. Quindi abbiamo questo isolamento delle risorse, in modo che se il nostro database va ad occupare tutta la sua memoria, non può sconfinare da quella determinata memoria. Forse voleva sapere cosa condividono tra di loro, come interagiscono. La domanda era cosa condividono tra di loro? Sì, immagino, non so, i file del sistema operativo sono... Condividono il kernel. C'è solo una copia. Condividono il kernel e considera che lo i file... Rete, tutto ciò che è networking, condiviso tra tutti i container. Cioè i file proprio del database, quindi per esempio il data file del database MySQL. I binari del database sono lo stesso binario per tutti i container. Allora considera, conosci il chakroot? Sì. Questo. Praticamente questo qui. Noi andiamo a definire che dentro /var/lib/docker, nome della virtual machine,
andiamo praticamente a scrivere i file lì sopra, quindi possono essere liberamente accessibili dal sistema operativo, ma ovviamente il sistema operativo dovrà essere organizzato, eccetera eccetera, e il container MySQL vedrà quella directory come se fosse slash, direttamente. E quindi il binario, la domanda era il binario del proprio della, del database, quindi non so, il mio memory MySQL, no? Non è per tutti, ho preso, ci sono delle copie, diciamo. No, ci sono sempre delle copie, perché comunque quel binario risiede sempre dentro la directory del container stesso, quindi var lib docker il nome del container slash bin, per esempio. Quindi noi non sporcheremo mai il nostro sistema operativo di base che eroga l'infrastruttura con binari di diverse parti. Nel caso proprio di Oracle OpenStack, noi tutti i servizi erogati per permettere all'infrastruttura Oracle OpenStack di funzionare sono dei container Docker. Quindi noi non avremo una macchina dove ci sono installati tutti i servizi, ma avremo un numero di container e ogni container ha il proprio servizio con i propri demoni ristretti all'interno di quel determinato container. Questo tipo di approccio ha un grandissimo vantaggio. Il primo è che potremo avere n container con versioni diverse di MySQL. Potremmo avere insieme, far coesistere, una community, un enterprise 5.6, una 5.7 e una 5.5. Quindi garantire che ogni applicazione, magari un Joomla, un WordPress, che si porta presso una certa compatibilità, abbia la sua versione dell'engine più adatta. La seconda cosa è la portabilità, perché avendo un container autoconsistente, tranne che per la componente ovviamente condivisa del sistema operativo host, lo possiamo spostare da una macchina all'altra senza perdere niente, né in termini di funzionalità né in termini di condivisione risorse, ecco. Questo proprio perché non si porta presso nient'altro che le librerie e i binari del MySQL di turno in questo caso. Però scusi, se io per esempio ho delle dipendenze che cambiano tutte le librerie, no? Tra una versione di MySQL e l'altra, per esempio, potrei applicare pure quelle, cioè anche le librerie poi diventano un oggetto del... Beh, considera che le librerie per MySQL sono dedicate a quel determinato tipo di container. Quindi, per esempio, io qui avrò la libreria versione 1.0, ad esempio, qui avrò la libreria versione 2.0, ma queste qui sono le librerie di MySQL. Invece, le librerie che servono al sistema operativo per andare a scrivere, per esempio, sui file, eccetera, eccetera, quelle lì sono condivise. Tanto ci sono problemi di dipendenze, poi, che uno deve gestire, deve sapere. No, perché il container deve essere autoconsistente, deve essere autonomo. Non ci possono essere delle librerie del container MySQL che dipendono a loro volta da quelle del sistema operativo base, se no non è più portabile a quel punto. Infatti ogni container parte da un'immagine di un sistema operativo, ad esempio inizi from CentOS e quindi si porta appresso i file di quel sistema operativo e poi tutti i demoni, i servizi di base di quel sistema operativo che sottendono poi all'applicazione. Per quello c'è la portabilità, perché se no rischieremmo che quel container come SQL tu l'hai realizzato partendo da una Fedora, poi lo sposti su Ubuntu e non ti funziona più. E invece no, siccome l'immagine Docker parte da un sistema operativo che tu hai stabilito, si porta presso anche quello. Di fatto l'immagine Docker non pesa soltanto, metti 100 mega che pesano i binari di MySQL, peserà di più perché si porta presso anche tutto quel po' di zavorra, ma è una zavorra economica perché è storage. Invece è diverso, nel caso della virtualizzazione tradizionale ti porti appresso anche la RAM, che è la parte più costosa, capacità computazionale. Quindi questa è la macro differenza, diciamo. Altro? Grazie. Considera sempre una cosa, che condividendo il kernel, se lì abbiamo un'applicazione, lascia stare, fa conto che non è mai SQL, se abbiamo un'applicazione che richiede un determinato tipo di kernel e la seconda applicazione ne richiede un altro, questo non è possibile. Ok, passiamo alla demo.